Allora, penso che finalmente oggi abbiamo fatto una partita unendo la grande intensità e l'energia che onestamente avevamo messo anche in altre partite, però sbagliando tiri costruiti bene, quindi c'era poco da dire. Io quando venivo qua vi dicevo bisogna far canestro, oggi l'abbiamo fatto, sinceramente potevamo anche farlo un po' di più come avete potuto vedere. E perché voglio dire, anche nei momenti chiave, in ritmo, eravamo lì. A differenza delle altre volte, la squadra ha giocato con fiducia, quindi anche quando avevamo due o tre canestri che uscivano e magari loro facevano qualche tiro extra o andavano sotto da Maggioli, non ci siamo mai disuniti, abbiamo creduto che tanto la potevamo rimettere dentro in qualche modo, infatti così è andata. Penso che ci sia, io non parlo mai di nessuno, però onestamente penso che oggi sia il caso di, chiaro, attendere a una ulteriore prova del genere, però penso che sono molto contento per David Jackson che già insomma, riceveva in giro anche dalle chiacchiere con voi sempre domande su di lui. Insomma, percepiva che sapeva che poteva dare di più e doveva dare di più. Io non avevo dubbi che prima o poi lui avrebbe fatto una partita che oltre alla difesa avrebbe messo anche l'attacco. Peraltro non ha fatto niente di più e niente di diverso di quello che aveva fatto le altre volte. Come ho detto poc'anzi, magari l'ha fatto con più determinazione, non lo so. Però sicuramente si è preso i 14 tiri che non credo di sbagliare, aveva preso con Barcellona, non penso di sbagliare, aveva preso con Capo d'Orlando con percentuali molto basse. Oggi ha tirato col 67% da 2 e col 50% da 3 punti, con 1 su 2, un canestro tra l'altro molto importante. Quindi voglio dire, mi fa piacere per una volta parlare di un giocatore che stava soffrendo una situazione in prima persona, perché sapeva che tutti si aspettavano da lui qualcosa di più e lui stesso si aspettava di più da se stesso. Chiaro che una cosa una volta non risolve niente, però perlomeno credo che possa guardare davanti con la fiducia che aveva il suo allenatore quando gli diceva di star tranquillo. Che voglio dire, se io avevo visto questo giocatore e volevo portarlo qua, voglio dire, posso anche sbagliarmi ogni tanto, però insomma, in quel modo lì, onestamente, era forse troppo. Faceva le cose giuste, ma non aveva neanche molta fortuna. Direi la partita è stata una partita e noi abbiamo, penso, senza offendere nessuno, dominato in lungo e in largo perché l'abbiamo imposta sul nostro ritmo di gioco. Di pressione a tutto campo, di raddoppi, di velocità, una partita molto dispendiosa che solo la grande qualità di Gaulois, di Maggioli, di Rocca, anche di Borsato, sono riusciti a tenere in piedi, ma l'inerzia della partita mi sento di dire che non me la sono mai sentita sfuggire di mano, cioè, non avevo la sensazione della partita di Veroli dove facevamo tanta fatica, pur producendo tanto facevamo fatica. Qua sinceramente abbiamo fatto tanto, sbagliato anche tante cose semplici, anche oggi tiri da sotto. Schiacciate in contropiede, però voglio dire, la squadra era di una vitalità anche negli occhi che forse dovuta anche alla fiducia che forse non aveva nelle partite precedenti. Ci siamo tolti un po' un peso, sinceramente, perché voglio dire, a Napoli non meritavamo di andare sotto come siamo andati, in casa con Verroli. Potevamo vincere noi, vincere loro, però sinceramente poteva andarci meglio qualche episodio. Le cose sappiamo che torneranno, ora ci concentriamo, sappiamo bene qual è la strada. Io lo ripeto a loro da 2 settimane, che eravamo sulla strada giusta. Penso che oggi loro abbiano avuto una conferma e quello che gli dicevo era onestamente rispondente al vero.